siamo a Gerace in questo bellissimo sfondo per ripartire dopo 2 anni, ma ripartire bene lo vedremo come con il Borgo Incantato. Stasera, domani e dopodomani, una continuazione di quello che abbiamo lasciato, ma con tantissima gente soddisfatti, se non sbaglio, lo parlavamo prima, dell'affluenza di oggi, questa prima serata. Sì, molto soddisfatti, anche perché ritengo che, essendo la prima sera, abbiamo battuto ogni record. E gli artisti sono bravissimi, ma questo è, per così dire, un consolidamento di quello, una garanzia che Gigli Russo, per così dire, ci assicura ogni anno. Penso che più contenti di così non possiamo essere. Devo anche dire, perché le previsioni avevamo già lanciato nel 60 News, le indicazioni, venite con gradualità e tutto, devo dire che anche questo notiamo che è vivibile la cittadina. Sì, sono state rispettate tutte le nostre raccomandazioni, Maria Teresa, perché dalle 5 di oggi pomeriggio gradualmente la città si è riempita. Certo, ora siamo nell'orario di punta, però ritengo che il servizio navetta sta reggendo bene, e i parcheggi sono quasi saturi, se ne stanno aprendo altri. Penso che ci sono 50 persone sulla strada. Io devo ringraziare le forze dell'ordine perché instancabilmente ci stanno affiancando per qualsiasi motivo, dalla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza, alla Polizia Metropolitana, ai nostri carabinieri, ai vigili urbani. Quest'anno c'è l'ausilio anche dei vigili urbani di Locri, quindi ringrazio Giovanni Calabrese formalmente, e devo dire la verità, anche i nostri volontari, ci sono 20 volontari insieme ai nostri operai. Diciamo che l'organizzazione sta riuscendo alla perfezione, grazie. Senti, l'ultima cosa, perché artisti di strada, quindi rappresentazioni teatrali, la particolare novità di quest'anno, e l'enogastronomia per far rivivere anche l'economia dei piccoli borghi spente da 2 anni. Certo, l'enogastronomia quest'anno si è specializzata, nel senso che accanto ai piatti tradizionali vediamo anche qualche piatto più elaborato, però sempre sulla base delle vecchie pietanze delle nostre nonne. E poi, vabbè, gli artisti sono incredibili, le due pièce teatrali, una posta in Piazza del Tocco, un'altra in Piazza Tre Chiese, stanno riscuotendo un ottimo successo, quindi incrociamo le dita per le altre 2 serate. She go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Hoist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line.